siamo nella fase di organizzazione del matrimonio di Riccardo e Gloria. In questo momento alle mie spalle vedrete tutta la tavola apparecchiata, come vi dicevo nella prima puntata, con il colore dell'oro che è il nostro tema, il nostro filo conduttore. All'inizio dovevamo fare il rito nella parte esterna del giardino all'italiana, come poi vedremo, e l'apparecchiatura, i tavoli fuori da questa sala, per poi rientrare verso mezzanotte per il dopo cena e stare comunque dentro. Ovviamente siamo all'interno, sta piovendo, quindi abbiamo attuato il piano B e come vedete appunto qui ci sono i tavoli e dall'altra parte invece avremo tutta l'area del dopo cena, quindi dall'open bar alla discoteca e all'animazione. Allora, come assegnazione ai tavoli abbiamo ipotizzato un plasmo anziché il classico tableau. Il plasmo consiste in un tavolo, come potete vedere, adornato con candelabri, petali e candele e una raggiera dove all'interno di ognuna di esse troviamo il nome del tavolo, che in questo caso sono nomi di città dove sono stati gli sposi, città e paesi, e i relativi nomi delle persone che corrispondono al tavolo. Come potete ben vedere, in questa tavola l'oro predomina, a partire dalla sedia, alle posate, i bicchieri, il menù inserito all'interno del tovagliolo con il relativo fiocco color oro, come appunto dicevo il fil rouge di questo matrimonio. Il vaso a forma di calice con una grande chioma, con della nivina, rose color rosa antico e delle foglie di areca che contornano il tutto con un po' di verde. Allora, gli sposi insieme ai testimoni avranno una tavolata diversa. Come vedete, una tavolata lunga in stile imperiale, mentre tutti gli altri saranno dislocati in tavoli rotondi da 10 persone. Gli sposi saranno posizionati al centro del tavolo, mentre dalla destra alla sinistra troveremo i 5 testimoni e le 5 damigelle. Questo è il tavolo della confettata, dove quasi al termine della cerimonia tutti gli ospiti verranno a assaggiare i confetti, che sono, come potete vedere, sono inseriti in vasi di diverse altezze e misure. Sono confetti di ogni genere, dal caramello fiori di sale all'amarena, liquirizia e menta, mandorla, insomma un po' un mix di gusti e profumi. Come vedete, visto che il nostro tema appunto è l'oro, anche nel confetto ho fatto delle piccole giunte di confetti color oro, in modo da rendere il tutto un pochino più omogeneo con quello che è l'allestimento della sala. Questi sacchettini color oro fungeranno da porta confetti, una sorta di sacchettino popcorn per mangiare e assaggiare tutti i confetti durante la cerimonia. Mentre questo sacchettino, che ha una chiusura, servirà per quelle persone che vorranno portare via il confetto ed è giusto anche mettere in borsetta, in modo che lo stesso confetto non fuoriesca. Arrivederci alle prossime puntate di Casa Organizer.